A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per esservi collegati anche quest'oggi al webinar che, come sapete, il titolo è cambiato, i contenuti sono cambiati perché quest'oggi abbiamo un webinar sul Texas in Music, Natura e Musica dell'Lone Star State, quindi del Lone Star State. Passo la parola quindi a Gianluca Esposito che condurrà la presentazione insieme ad Antonio Boschi nella parte riservata alla musica. Benvenuti ad entrambi i relatori e buona presentazione. Grazie Lia. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao, ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Eccomi qua, faccio partire la presentazione a schermo intero. Io sono Gianluca di Conrad Travel e prima di tutto un doveroso richiesta di scuse, presentazione di scuse per l'errore che ho fatto io personalmente. Ho preparato con ardore questa presentazione fantastica sul Texas che vedremo oggi, convinto che fosse per l'11 maggio. Invece, come mi fece notare Lia la scorsa settimana, era previsto per ottobre. Quindi questo denota la mia scarsa capacità di ricordarmi le cose, e questa è una cosa che qui in ufficio tutti quanti concordano. Ho una memoria selettiva, come si suol dire. E quindi oggi, avendo preparato tutto questo materiale, abbiamo, grazie a Visit USA che mi ha concesso questa opportunità di cambiare le date. Ripeto, chiedo scusa a tutti quelli di voi che si aspettavano i 7 Days in San Francisco, che si farà a ottobre, e chi lo sa, magari pure prima, se riusciamo a fare una piccolissima cosa. Comunque oggi ci divertiremo tantissimo e il vostro tempo sarà splendidamente impiegato per scoprire una delle destinazioni più famose e meno visitate degli Stati Uniti, cioè il Texas. Il Texas è dove tutto è grande, everything is big, e dove non si scherza, don't mess with Texas, come vedete nel loro logo. Il Texas era definito uno stato d'animo, un'ossessione, ma soprattutto il Texas è una nazione in ogni senso della parola, diceva John Steinbeck, ed è veramente così. È un paese all'interno del paese, è uno stato che per la sua storia è sempre stato separato, è stato parte del Messico, si è affrancato e si è liberato dal Messico durante le guerre, appunto, tra gli Stati Uniti e il Messico, la guerra texana, e rivendica da sempre la propria fiera indipendenza anche nel contesto degli stati americani. Si sente del sud, ma è molto più occidentale rispetto agli stati del sud tradizionali. Insomma, è un luogo, se vogliamo, fieramente indipendente, e anche un luogo dello spirito. Anche dovuto a questa sensazione, dovuta soprattutto alle sue dimensioni immense, è grande come Francia e Germania messe insieme. È un luogo incredibilmente vasto, quasi tutto pianeggiante, e quindi un po' questo immenso deserto in tutte le sue varie componenti porta proprio alla divagazione mentale e anche alla creatività, come vedremo. Io intanto mi presento, sono questo qui, per chi non mi conosce, sono Gianluca Esposito, sono lo specialista del Nord America per Conrad Travel Tour Operator, un operatore che esiste ormai da 18 anni. Siamo a Roma, come si sente dal mio accento e come si vede dai numeri di telefono e fax, e ci potete contattare con i contatti che vedete sempre. Eccolo il Texas, come vedete è lo stato nettamente più grande degli Stati Uniti d'America, se la batte con la California e con il Montana. È immenso, è grandissimo, completamente diverso anche geograficamente e come territorio, come vedete qui. È diviso praticamente in tre zone: la zona pianeggiante, diciamo, costiera e post-costiera, la zona del fiume Colorado e la zona prettamente desertica, che è questa qui, con questa cosa, diciamo, questo rettangolo così posto, che viene chiamato Texas Panhandle, proprio perché sembra il manico di una padella. E anche dal punto di vista di altitudine, come vedete, si passa dagli 0 metri
ai 600 metri del Texas Plateau fino a, addirittura a superare i 1600, 1800 metri nella regione del sud-ovest vicino a Big Bend National Park. Insomma, è uno stato che dal punto di vista geografico e di territorio offre veramente di tutto. È il secondo stato più grande degli Stati Uniti dopo l'Alaska, ecco, mi ero scordato dell'Alaska, è per questo che avevo pensato che fosse più grande, ed è il secondo stato più popoloso degli USA dopo la California. Quindi proprio questo a definire come sia effettivamente un paese all'interno del paese. Per metterlo ancora meglio nella mappa nostra turistica, diciamo, è anche mentale, e quindi proporlo ai vostri passeggeri, ritengo sempre opportuno fare un fermo punto per quanto riguarda il cinema, che è il minimo comune denominatore un po' di tutti, di tutti quelli che vogliono andare negli Stati Uniti, e quindi è facile, uno strumento facile per piazzare i vari luoghi e cercare di proporli. Alcuni dei film più famosi e più anche belli, se vogliamo, almeno per chi parla, sulla destinazione Texas sono film straordinari come Non è un paese per vecchi, che è tratto tra parentesi dall'omonimo libro di uno scrittore, forse lo scrittore texano più importante dell'epoca moderna, che è Cormac McCarthy. A sinistra invece vedete la locandina del film di Wim Wenders, Paris, Texas, capolavoro del regista tedesco. Alcuni dei film storici più importanti, Il Gigante, The Giant, con un esordiente James Dean. Sentieri selvaggi, uno dei western più belli mai fatti da John Wayne, ovviamente con la regia di John Ford. I film dedicati all'epopea di Alamo, quindi all'assedio e alla caduta di Alamo, quelli storici con John Wayne, e quelli moderni invece girati nel corso degli ultimi 15-20 anni con altri attori più moderni come Billy Bob Thornton, Dennis Quaid, eccetera. Altri classici, un po' anche del cinema della fuga, del cinema gangster e della fuga, appunto, che personificano anche molto il Texas, proprio nel suo immaginario collettivo, e sono ovviamente il super classico Bonnie and Clyde con due giovanissimi, Faye Dunaway e Warren Beatty, e un film bellissimo, che vi consiglio di vedere se non l'avete visto, non solo per i paesaggi texani ma soprattutto per la storia, è veramente toccante, è A Perfect World, con questo Kevin Costner un po' alternativo, che è un galeotto che fugge dalla galera e scappa facendosi scudo dal bambino e poi starando con lui una bellissima relazione. Un film stupendo, uno dei più belli di Clint Eastwood. Altri classici come Urban Cowboy, proprio tipicamente texano perché racconta un po' la storia di questo cowboy texano e tutte le sue peripezie, e un altro capolavoro proprio del cinema, diciamo, più d'autore, è di Peter Bogdanovich, è L'ultimo spettacolo. Tutte idee da approfondire quando avete un attimo di tempo, avete una serata libera, scegliete uno di questi film, sicuramente li troverete interessanti. E questi altri due sono due tra i miei preferiti, I giorni del cielo di Terrence Malick, entrambi di Terrence Malick, I giorni del cielo di 30-35 anni fa, e quello più moderno è The Tree of Life, entrambi molto basati e che esplorano l'idea della famiglia, il rapporto soprattutto padre-figlio, il secondo è straordinario. E invece adesso parliamo dell'argomento del giorno. L'argomento del giorno è il Texas nella musica, e quindi su questo lascio la parola al sapiente Antonio. Grazie del sapiente, e allora ancora buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere ancora ospite di un webinar di Visit USA, che è un'associazione con la quale collaboriamo ormai da 3-4 anni, in un'ottica di promozione degli Stati Uniti verso quelle tematiche che sono un po' meno abituali, specialmente riguardando i viaggi tour operator. Non tutti i tour operator hanno l'accortezza di valutare un viaggio anche dando forza a quello che è la parte musicale di uno stato, di un itinerario proposto. Io in questo momento rappresento AZ Blues, che è una società di consulenza, una società che lavora in ambito musicale di
di origine matrice afroamericana o comunque americana, quindi dal blues al rock, passando per il country, il bluegrass e tutto quello che ci sta in mezzo, proponendo, oltre che concerti, avendo una rivista specializzata e festival e fiere del blues, proponendo anche con un nostro progetto che si chiama Travel for Fun, quello che è una collaborazione con i vari tour operator per creare dei viaggi mirati, dove regalare al viaggiatore che fa il viaggio magari della vita anche quell'aspetto musicale che è tanto caro, tanto amato, ma che poi quando in effetti si trova a dover affrontare un viaggio magari ha una qualche difficoltà affrontare, perché non conosce i posti, non sa dove andare, sa che è molto facile, come quando capita di andare in città tipo New Orleans e finire nei locali che sono tipicamente per turisti, e non va a cogliere quell'aspetto che invece è la vera realtà della musica statunitense. È un po' come dire fare un viaggio negli Stati Uniti attraverso le strade blu, oppure prendere le autostrade e girare senza vedere poi quello che sono i piccoli paesi, le piccole cose che sono quelli che ci hanno affascinato nei film, come quelli che ci ha fatto vedere prima Gianluca, o nei libri che abbiamo letto. Insomma, noi abbiamo tutti una nostra cultura particolare, e la musica, nel mio caso, è principale, però solitamente anche le persone conoscono molto la musica statunitense. Il Texas, vuoi per la sua grandissima estensione, vuoi per la sua posizione geografica, perché ricordiamoci è confinante sia con la Louisiana ma anche con il Messico, quindi ha preso tantissime informazioni da questi stati. La Louisiana è, assieme al Mississippi, è uno dei posti dove è nato il blues. Il blues in Texas ha cominciato a farsi vedere nel 1890, alla fine del secolo, e creando veramente un grossissimo numero di personaggi diventati famosi. Il primo, ad esempio, è Lemon Jefferson, oppure abbiamo avuto anche Harry Thomas, Ben Willie Johnson, più avanti Lightning Hopkins, Mace Lipscomb, fino ad arrivare al blues elettrico, e qui parlo di due musica nera come Freddie King e Albert Collins. Ricordiamoci anche che Robert Johnson, che è forse considerato uno dei più popolari o il più conosciuto bluesman della storia, è andato a registrare le sue 29 canzoni in Texas, quando era andato a Dallas, alla Columbia. La musica poi si è trasformata, ovviamente, il blues è diventato anche di appannaggio dei bianchi, quindi abbiamo avuto personaggi della popolarità di Johnny Winter, che è recentemente scomparso, oppure di Stevie Ray Vaughan, che negli anni 80, primi anni 90, è stato forse il faro di un movimento musicale che era un po' in declino. I ZZ Top ancora oggi, in grande spolvero, con tour faraonici, saranno anche in Svizzera la prossima estate. I Fabulous Thunderbirds, che sono stati famosissimi. Tutto un genere musicale che è servito anche poi a creare rock and roll. Dabba di Holly, Roy Orbison, che sono dei personaggi insomma, conosciuti in tutto il mondo. E poi chi abbiamo? Abbiamo la regina della musica texana, senz'altro Janis Joplin, che è nata in Texas e è poi dovuta andare in California, in quella San Francisco, dove stava crescendo tutto quel movimento della Summer of Love, che tra l'altro compie 50 anni proprio quest'anno. Stephen Stills è un altro texano, anche lui si è spostato verso la California, formando prima i Buffalo Springfield assieme a Neil Young, e poi il quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e poi progetti solisti, insomma tanti personaggi veramente di grandissimo. E poi c'è tutto quello che riguarda la musica che viene messa all'interno della country music, ma che poi si differenzia tantissimo, perché nella country music di stile nashvilliano possiamo trovare personaggi tipo Kenny Rogers, o anche magari
Bob Wills, Yazid De Will, che erano più legati al honky tonk, al western swing. Poi dopo si è creato tutto quello che era il movimento degli outlaw texani, che vedevano al loro interno William Jennings, Willie Nelson, Billy Joe Shower, Guy Clark, Townsend Van Zandt, tutti i personaggi, che questi songwriter che hanno fatto molto della storia della musica americana. Cioè, diciamo, tutta la musica americana deve tantissimo a questi personaggi, magari minori, conosciuti meno, non hanno la fama che possono avere delle rockstar californiane, ma hanno avuto un'importanza perché sono loro che hanno determinato veramente come doveva diventare, come sarebbe diventata la musica statunitense in quegli anni. Quando si fa un viaggio, ovviamente è un po' impossibile riuscire ad andare a vedere tutti questi grandi artisti, perché poi sono artisti che molti, purtroppo anche deceduti, però sono artisti che vanno e girano il mondo, quindi non è sempre facile poterli trovare nelle varie cittadine texane. Comunque nelle varie cittadine texane c'è un grandissimo fermento musicale, anche giovanile, dove la musica tramandata rimane fortemente presente, e i locali sono veramente tanti, dalle città tipo Austin, che forse è la città che regala il maggior numero di locali. Voi calcolate che i locali, a differenza dell'Italia, negli Stati Uniti sono veramente tanti, c'è anche il piccolo locale che visto da fuori potrebbe destare dei grossi sospetti, poi all'interno ha quasi sempre un palco, e su questo palco quasi sempre c'è un personaggio noto o meno noto che comunque regala della grande musica. Austin ha locali tipo Lentons, che per il blues è stato, specialmente negli anni 70-80, è stato veramente un'icona. C'è il White Horse, il Broken Spoke, il Continental Club, che ha tra l'altro una sede anche a Houston, e qui si parla di locali veramente, veramente grandi. Poi c'è il Moody Theater, dove, e lì non è facilissimo poter accedere, viene registrata anche l'Austin City Limits, che è un programma anche televisivo, tra l'altro questo è in Willie Nelson Boulevard, uno dei pochi artisti ancora vivo che ha una strada dedicata. Dicevo, l'Austin City Limits ha regalato programmi televisivi con personaggi incredibili venuti da ogni parte degli Stati Uniti, perché non ospita soltanto musicisti texani. Io ho visto, fortunatamente loro fanno uscire anche tanti DVD, e ho visto concerti di Neil Young o Steve Earle, oppure Lou Reed, insomma tanti generi anche. Quindi riuscire ad arrivare a vedere uno spettacolo in questo teatro è comunque la certezza di avere un grossissimo evento. Il territorio, come dicevo, il territorio con la vicinanza anche del Messico ha avuto delle grosse influenze anche sulla musica, quella che diciamo Tex-Mex, conosciuto Tex-Mex, che ritornando al film che aveva fatto vedere prima Gianluca, Bonpar di Texas, si era fatto conoscere grazie a un grosso lavoro che ha fatto Ray Cooder, che è un artista californiano, ma che aveva studiato perfettamente in alcuni suoi album quella che era la musica di origine messicana, quindi quella che poi anche Doc Sam o Flaco Jimenez o Freddy Fender avevano portato a far conoscere un po' a tutto il mondo, perché era chiaramente una musica che era un po' ristretta in quell'ambito, e al limite nella California, specialmente nella zona di Los Angeles, dove tra l'altro ci sono gli Los Lobos, che avevano tramandato diciamo quello che era l'informazione della musica messicana, che si era mescolata perfettamente con lo stile americano. Ecco, io cosa dire? In base al percorso che voi riuscite a organizzare per i clienti o per il vostro tour, ci sono città come San Antonio, come San Marcos, Lubbock, Fort Worth, che meritano veramente di fare una sosta dedicata alla musica.
E poi c'è Marfa, ma so che ne parlerà Gianluca più avanti, che anche qui ha delle belle storie legate alla musica. Io direi, Gianluca, di rilasciarti la parola, sì, e poi magari interveniamo insieme in un secondo tempo. Assolutamente, grazie infinite Antonio, è un grandissimo piacere ascoltarti e a me tocca invece fare la parte più turistica, diciamo, e la parte più interessante è sicuramente quella di cui sta parlando adesso Antonio, con questi straordinari artisti virtuosi della chitarra blues che hanno creato uno stile che poi ha dato il là alla musica popolare americana. Qui si parla proprio della storia, delle radici profonde della musica popolare americana e quindi, come dico sempre, della musica mondiale. Steve Ray Vaughan, come vedete, Johnny Winter, soprattutto i Fabulous Thunderbirds di cui parlava, artisti straordinari come Willie Nelson o Steve Earle, uscito di galera da non molto tempo, diceva Antonio prima nella chiacchierata che abbiamo fatto prima del collegamento, artisti più o meno conosciuti come Kenny Rogers, ovviamente Don Henley, il batterista dei leggendari Eagles, Lyle Lovett, che è un country rock star più conosciuto negli Stati Uniti che in Europa, e anche, volenti o nolenti, star pop come Beyoncé, Taylor Swift o le Dixie Chicks, di cui raccontavo, ho visto un concerto in occasione di una delle mie visite nel sud-est, e devo dire che in questo genere, diciamo, country, rock, pop molto commerciale, sono sicuramente tra le migliori, o meno peggio, che dir si voglia. Ora torniamo un po' agli argomenti più vicini al nostro lavoro. In Texas non esistono escorted tours in italiano e quindi l'unica maniera di visitarlo è in fly and drive, che è l'unica maniera oltretutto giusta di visitare il Texas, anzi l'unica maniera giusta, secondo il sottoscritto, di visitare gli Stati Uniti, come ben sapete, chi mi segue lo sa bene. L'itinerario che pubblichiamo sul nostro sito e catalogo online coradtravel.it è il Texas Roundup, è un fly and drive individuale, quindi si parte tutti i giorni dell'anno, naturalmente tutto quanto è personalizzabile, quindi si può fare più corto o più lungo a seconda di quello che i passeggeri vogliono fare. E il nome prende appunto il nome dal Roundup, che sarebbe il lavoro che fanno i mandriani di riunire la mandria e spostarla da un posto all'altro. E la grande novità di quest'anno ovviamente è che per raggiungere Dallas ha molteplici soluzioni di Europa come British Airways, eccetera, però insomma la cosa più importante è parlare del volo diretto che finalmente collega Roma, in questo caso Roma, ma l'Italia, a Dallas con American Airlines. È stagionale, quindi estivo fino all'autunno, e ha iniziato a operare, mi pare, questa settimana, se non sbaglio. Dallas si arriva, e Dallas è una sorpresa perché ci sono cose molto molto interessanti da esplorare, da visitare, come il in maniera tragica si piazzò l'attentatore di John Fitzgerald Kennedy colpendolo e appunto uccidendolo, e quindi è tutto dedicato a quel giorno spartiacque non solo della storia americana ma un po' della storia del mondo moderno, ed è molto molto interessante. Così come è interessante per gli appassionati di TV e serie TV, sicuramente non paragonabili alle meravigliose serie che vediamo adesso, quindi quelli che si appassionavano con Dallas, visitare il ranch effettivo che esiste, insomma, che si chiama South Fork, che in teoria era appunto nella serie televisiva la casa della famiglia protagonista. Ma molto più interessante è anche l'aspetto culturale e architettonico. Dallas offre moltissimo da questo punto di vista. Il Cowboy Stadium, per esempio, è visitatissimo dagli appassionati e dagli studiosi di architettura, perché è uno degli stati più avveniristici e quello che ha dato un po' in là alla nuova costruzione dei grandi spazi nel Nord America. È stato, diciamo, il primo, la ricostruzione e la ricreazione dello stadio di circa 15 anni fa. Altro punto molto interessante dal punto di vista culturale è il National Sculpture Center, che è una delle collezioni di scultura moderna più importanti di tutto il Nord America. Dallas ha proprio, tra parentesi, un quartiere dedicato all'arte. Questo è appunto nell'Arts District, e in cui c'è anche il Dallas Arts Museum, e ci sono altre installazioni molto interessanti per gli appassionati o per i semplici turisti che vogliono scoprire una città che in teoria
non richiama questo aspetto culturale e appunto artistico, invece lo ha e come. Ma naturalmente Dallas è anche la città del grande sport americano professionistico, e tutti e quattro gli sport professionistici, i principali come il football, l'hockey su ghiaccio, il basket e il baseball, sono ben rappresentati. Quindi andando lì, ovviamente da agosto con la pre-season fino a dicembre si può, naturalmente se giocano in quelle date, vedere una partita dei Dallas Cowboys, che è uno dei biglietti più caldi, come si dice in America, in assoluto, da trovare e da comprare, sono molto caro, per entrare in questo stadio durante una partita. Invece la stagione del baseball che è partita da poco, da aprile e finisce a ottobre, avrete l'opportunità di vedere se giocano una partita dei Texas Rangers. Altresì per il periodo da ottobre fino a maggio-giugno ci sono hockey su ghiaccio qua sopra con gli Stars e i Mavericks di basket. Oltretutto qualche anno fa campioni dell'NBA con un giocatore tedesco, Dirk Nowitzki, famosissimo. Vicino a Dallas, o meglio proprio a metà tra Dallas e l'aeroporto, diciamo così, che si divide, difatti l'aeroporto si chiama Dallas Fort Worth, c'è appunto Fort Worth, che è famosissima per tra le tante cose, soprattutto per la Stockyards, quindi per la sua grande tradizione mandriana, diciamo così. Ospita la Texas Cowboy Hall of Fame, che sapete che Hall of Fame in America la fanno per qualsiasi cosa, anche per gli hamburger, e quindi ovviamente non poteva mancare quella dei Cowboys, e soprattutto l'importante Stockyard Museum, dedicato appunto alla grande cultura dei Cowboys texani, che è insomma l'icona assoluta dello Stato, e la possibilità di assistere alla sfilata di queste mucche con queste corna impressionanti, difatti si chiamano Texas Longhorns, perché appunto sono Longhorns, appunto sono corna molto lunghe, che si tiene al centro di Fort Worth ogni giorno, il Cattle Drive. Ora, parlando di musica, la cittadina di Fort Worth ospita uno dei punti nevralgici della musica dal vivo di tutta la zona, il Billy Bob's Texas, uno degli honky tonk più famosi in assoluto di tutta la zona, di questa zona degli Stati Uniti. È un locale che ospita da artisti prettamente locali e quindi non molto conosciuti internazionalmente, o anche artisti internazionali. È una delle tappe imperdibili per un amante di musica. Eccolo qui una foto, oltretutto oltre all'esibizione, ovviamente la principale attrattiva sono i gruppi country, c'è anche la line dance, come vedete, con lezione impartita da un esperto con il suo microfono che guida un po' tutti ad apprendere questo. Notate le dimensioni di questo locale, non è nel piccolo baretto dietro l'angolo. Assolutamente. Quasi un migliaio di persone. Anche perché Antonio, come si dice in Texas, everything is big, no? Tutto è grande, esatto, in Texas. Allora si deve, assolutamente. Anche questo. E poi appunto si prosegue in autonoleggio appunto per la scoperta di Austin, che è la capitale della musica dal vivo d'America, così viene autoproclamata e nessuno si oppone a questa definizione. Arrivando Duo può farsi la foto sotto la statua di Stevie Ray Vaughan, che è proprio il messia del blues moderno, è quello che ha rilanciato, anche se vuoi, giusto Antonio, la chitarra blues, white soprattutto, molto bianca, rilanciando un genere e quindi poi apportando modifiche anche allo stesso rock bianco che si andava a sviluppare in quel periodo, ma ospita tutti gli artisti che vogliono appunto cimentarsi e misurarsi con una delle piazze più anche difficili e più competitive in assoluto degli Stati Uniti. Austin appunto è famosa in tutta America perché ospita questo TV show che è sulla rete pubblica americana PBS, settimanale, dura mi pare da 30 anni, Antonio, giusto? Penso che sia, sì, forse anche di più, comunque forse anche di più. Veramente, veramente tanto. Sì, nell'84 c'era già. Quindi in 84, 30 anni, mi parliamo di più di 30 anni. Gli anni che ha presentato il suo album country nell'84. Quindi, ok, e ospita artisti di livello nazionale e internazionale, nel senso anche conosciuti internazionalmente, come i Black Keys, oppure Bob, come Don Henley dei Eagles, qui in una esibizione solista, e viene trasmessa appunto settimanalmente dalla TV gratuita americana pubblica.
Lo stesso nome ha preso questo mega festival che si tiene a ottobre e nel Zilker Park, una delle zone più aperte della città, e appunto Austin City Limits Music Fest. Quindi chi va a intraprende questo viaggio nel periodo autunnale potrebbe metterlo nella sua mappa di music lover come tappa da non perdere. Si esibiscono centinaia di gruppi, variegati dal country al rock, al blues, al new jazz, di tutto. E oltretutto, se non sbaglio, Antonio, non c'è solo il parco principale, ma un po' tipo Lollapalooza, quindi ci sono anche vari parchi, vari palchi. C'è il main stage, ma poi ci sono tutti i parchi, il parco acustico, il parco dedicato a un certo tipo di musica rispetto ad un'altra. In palchi che hanno ospitato anche artisti italiani, tra l'altro, quindi anche artisti di quelli che verranno, un paio verranno a Ruzzo di quest'anno. Perfetto. Sono stati su questo palco. Alla grande. E difatti, altro festival che rende proprio Austin una tappa da, che è il festival della musica veramente internazionale, perché qui vengono a suonare artisti da tutto il mondo. Basta che paghi, vai lì, ti paghi il viaggio e suoni, praticamente è questo. E certo, sicuramente Bruce Springsteen non ha avuto problemi a pagarsi l'aereo per andare, ma comunque ospita appunto per 10 giorni, la città apre con palchi per strada, più o meno main stage o lower stages, e locali aperti a tutti, e è il festival più assolutamente musicale di musica negli Stati Uniti. E ha iniziato in sordina e adesso attrae visitatori da tutti gli Stati Uniti. Difatti bisogna prenotare con largo anticipo, perché gli hotel si riempiono completamente. E parlavamo proprio prima di collegarci con Antonio, molti artisti italiani, anche piccoli gruppi, hanno voluto sfidare un po', prendere la challenge e andare lì e suonare, e lo fanno ogni anno. È una degli show musicali più seguiti dagli Stati Uniti. Austin vive di musica e vive di arte e vive anche di cinema. Difatti è la città in cui Robert Rodriguez, che è un po' il braccio destro di Quentin Tarantino, ha la sua base operativa. È la città di moltissime gallerie e musei d'arte. Qui il bellissimo toro, tutti gli strumenti musicali sono colorati a... sono impressi nella figura del toro. Questa è una cosa che devo far vedere a mio figlio, gli piacerà molto. E centinaia di locali aperti giorno e notte. Alcuni dei locali di cui parlava appunto prima Antonio, il White Horse e il Little Longhorn Saloon, guardate, proprio questo è veramente un juke joint nel vero senso della parola. L'Antones, il leggendario, sono proprio quelli dei film, i locali dei film, quelli dove tutti, è un modo di assimilare la musica completamente differente. Cioè, gli altri grossi festival, i grossi locali sono molto belli, molto, molto famosi, ma qui la reale America esce da questi posti. La vera musica, il vero conoscere le altre persone, capire dove sei, è un po' come andare in un grande hotel o andare in una famiglia e parlare con le persone, se capisci dove sei. Quindi è un modo di fare turismo, dove un concerto in uno di questi locali io penso che sia necessario, almeno una volta nella vita, fare un'esperienza di questo genere. E per fare un paragone, un po' paragonare un hotel 5 stelle a un boutique hotel. Questa tendenza a scegliere sistemazioni più, boutique più vicine alla comunità, più immerse nel territorio, più tipiche della regione, sicuramente troverà questi locali un richiamo irresistibile da seguire, perché, ripeto, un locale come l'Antones è uno dei luoghi più leggendari anche del Nord America per gli amanti del blues, e questo piccolo appunto juke joints che vedete ha la sua atmosfera, ha la sua musica di riferimento, insomma. Per l'amante della musica, questi sono luoghi che
che sono imprescindibili per la propria esperienza di viaggio. Commentavamo sempre con Antonio prima, meno male che c'è la legge che vieta di fumare, perché guardate, sono tutti di legno, quindi almeno si è sicuri che non dovrebbe succedere nulla di grave. Sì, ora dopo Austin, esatto. Dopo Austin ci richiamo in una delle tappe imprescindibili del viaggio, che è San Antonio, con il suo alamo, simbolo della liberazione del moto di indipendenza del Texas, il suo River Walk, che è una delle zone turistiche principali di tutta la regione, con i suoi canali e le barche, diciamo, flatbed che percorrono i canali. Sono un locale appresso all'altro e naturalmente non parliamo solo di ristoranti, ma anche locali di musica dal vivo. Altra attrazione è il SeaWorld di San Antonio. Il Riverwalk di notte, guardate che spettacolo questo, nel periodo delle luminarias, quindi diciamo andando verso Natale, e come ogni volta negli Stati Uniti ormai le festività di Natale iniziano sempre prima, quindi se si va a ottobre già ci sono le decorazioni per il Natale, ed è un'area veramente suggestiva e molto interessante, ed è la zona dove principalmente ci sono gli hotel, difatti quasi tutti i nostri passeggeri dormono, decidono appunto di dormire in questa zona. Altra attrattiva, se probabilmente la più importante in assoluto della città, è il Mission National Historic Park, che è il parco gestito dal National Park Service, dedicato al mantenimento delle storiche missioni spagnole, quindi dal 1600 in poi, protetto dall'UNESCO, Patrimonio dell'Umanità. Sono varie missioni e museo come Witte che possono essere visitate in mezza giornata, sono molto molto interessanti. E poi, imperdibile assolutamente, è un pomeriggio sera al Market Square, che è la zona più messicana in assoluto di San Antonio, più diciamo ispanica, questa la foto principale è una festa, probabilmente sarà il 15 settembre, quindi il Dia dell'Independenza messicana. È vivissimo ogni sera, pieno di locali, pieno di ristoranti tipicamente Tex-Mex, e di souvenir, di dolci, di vita insomma vibrante, molto molto messicana, così come la musica. Difatti questa è la zona in cui si concentra di più l'esibizione della cosiddetta Chicano music, quella musica diciamo appunto Tex-Mex, musica mista messicana nordamericana, normalmente creata e suonata da americani di chiara origine messicana, che vivono quindi di seconda, terza generazione, che riscoprono le radici della loro musica, della loro famiglia, e danno quindi vita a questa musica mix, questa musica ibrida molto molto interessante. È una delle cose da non perdere a San Antonio e a Market Street. San Antonio offre molteplici località, molteplici soluzioni di locali, come possiamo vedere, me li ha indicati appunto Antonio nel corso della presentazione. Ne vuoi parlare, Antonio? Ma allora, qui abbiamo San Antonio e zona limitrofa, perché poi San Marcos, Luckenbach, che sono sono nelle vicinanze, sono città tipicamente musicali e con musicisti di quelli che vengono chiamati di seconda fascia, che invece sono poi quelli che regalano le maggiori emozioni. A San Antonio ci sono quattro locali che sono veramente tutti di grande importanza, che sono questi che segnali: l'11 Street Cowboy Bar, che è forse più spostato verso la country music, come anche il Cowboy Dance Hall, che è lì dove addirittura si balla tantissimo la country music. Poi c'è il John T. Flo's Country Store, anche qui musica molto da songwriter, e poi c'è il Greeny Hall, che mi dicono, perché non sono mai stato in questo locale, che offra spettacoli di altissimo livello con dei personaggi abbastanza, diciamo, nuovi, ma in realtà che solitamente quando passano da questo locale vuol dire che hanno facilità di potersi poi imporre in un secondo tempo. A livello non solo dello Stato, ma a livello proprio di tutti gli Stati Uniti. Insomma, San Antonio vive bene di musica. Assolutamente sì, la lasciamo nel corso del nostro itinerario Fly and Drive in libertà, visitiamo una delle zone naturali più affascinanti
affascinanti come il Lake Amistad, con le sue rocce di arenaria scolpite dal corso del fiume, che vedete qui. E facciamo una tappa al Seminole Canyon State Park, che è zona protetta, che appunto era la zona dominata dagli indiani Seminoles, che hanno i cui antenati, non indiani Seminoles, ma i cui antenati migliaia di anni fa hanno lasciato questi petroglifi e incisioni nella roccia, veramente impressionanti e assolutamente da vedere. E si raggiunge l'angolo più a sud-est dello stato, il parco nazionale principale dello stato, che è il Big Bend, la Grande Curva. È proprio posizionato dall'acqua del Rio Grande verso l'interno del Texas, e dall'altra parte c'è il Messico. Eccolo appunto la Grande Curva, le grandi curve che vedete, il fiume fa uno zigzag, da cui deriva il nome del parco. Ecco dove è ubicato, vedete, proprio l'angolo sud-ovest del paese, ha alcune delle attrazioni principali che vedremo adesso, come la Santa Elena Canyon, veramente incredibile, impressionante, questo intreccio di gole che il Rio Grande ha scavato. Questa è la cosiddetta zona delle finestre, the windows, vi dà proprio l'idea che siano finestre. Ancora foto del Santa Elena Canyon prese un po' da lontano, guardate che spettacolo della natura incredibile. L'interno del canyon può essere esplorato a bordo di kayak con escursioni guidate che si prenotano al visitor center o si aspetta semplicemente la partenza e si va. Si ha un punto di vista straordinario dal lato sud del South Rim, proprio a perdifiato, si sale qua sopra proprio scarpinando e poi vista a mozzafiato che stravale la pena. Alcune delle zone più fotografate sono le orecchie di mulo, le mule ears, qui appunto fotografate, come vedete una delle icone del parco. Altra icona assoluta è la roccia in bilanciata che si tiene in piedi non si sa come, il Balance Rock del Big Bend. Usciti da Big Bend National Park si fa una tappa, di cui già Antonio ha fatto riferimento, veramente bizzarra e forse più texana nel senso più etereo del termine, che è Marfa, una piccolissima località che è praticamente dedicata unicamente all'arte, alla creatività, all'arte, all'artigianato e alla cultura. È un posto incredibile dove vedete questi blocchi che sono opere d'arte, come vedremo nella Foundation, sono stati presi anche da marchi internazionali, come vedete, per creare le loro boutique di ultralusso. Non si sa con quanto successo commerciale, ma sicuramente con grande successo di immagine e artistico. Vedete anche lo sguardo dei cowboys qui un po' perso, che probabilmente vedono le scarpe da Prada da $1,500 e si chiedono come sia possibile. E Marfa è questo, come vedete, addirittura i food trucks sono opere d'arte, tutto è molto artsy, come si dice in America, molto dedicato all'arte, al mantenimento della tradizione e però spingersi ad andare un passo più avanti con la creatività. Alcuni dei paesaggi come il Teatro Palace sono proprio tipici texani, con l'orizzonte infinito, le nuvole e tutto quanto molto basso, edifici a massimo due piani, molto molto bella appunto, e la cittadina ospita la Cenati Foundation, che è una delle fondazioni di arte e architettura moderna principali di tutto l'ovest degli Stati Uniti. Collabora con le principali università, tra cui quelle di Austin, quella di Dallas, di Houston, ma anche con l'Università della California e di Chicago. Ed è un luogo assolutamente da visitare per gli appassionati d'arte che passano in questa zona. Ci sono sia esposizioni fisse, quindi stabili, che esposizioni che cambiano, quindi diciamo stagionali, e si può andare nel sito e sapere cosa c'è in programma e quello combaciare con la visita del passeggero. Marfa ospita anche dei live clubs molto interessanti, come il Lost Horse, che qui vedete la foto, vedete il barman è proprio più texano di questo, non potevano trovarlo, come vedete anche se questo. Bene sull'occhio. Esatto, manca solo quello, tipo adobe e tetto di legno, ed è così. E invece quest'altro a destra è il Planet Marfa, che è ospita sia musica dal vivo che la possibilità di cenare in un tipi tipico
Seminole e anche ottimo, straordinario cibo. Poi si prosegue in direzione nord, si fa tappa for Stockton per farsi una foto sotto al leggendario Paisano Pete, che è questa scultura del Roadrunner, che è appunto è chiamato Paisano Pete, e visitare la parte storica di Fort Stockton. Fort Stockton, per gli amanti di musica, offre uno dei locali underground più famosi e più visitati della regione, che è The Garage, questo qui. Come vedete è praticamente una sala prove, che però è stata, diciamo, man mano è diventata proprio una live hall, un locale di musica dal vivo con esibizione di artisti sia acustici che elettrici, e un grande bar, tutto dedicato ovviamente alle automobili, soprattutto alle hot rods americane, e quindi è una di quelle esperienze americana proprio forti forti. E si prosegue ancora attraverso il deserto di questa zona del Texas, visitando Midland e visitando due dei suoi musei. E questa località non ha praticamente molto da offrire, se non il museo dedicato al petrolio e il museo degli aerei storici. Questo lo segnavo sempre perché so che ci sono moltissimi appassionati di aviazione che amano visitare queste località. Io lo sto diventando man mano che faccio le varie visite, perché mi affascinano tantissimo, e questa è una delle tappe da suggerire agli appassionati di queste cose. Altra zona naturale straordinaria è il Palo Duro Canyon, è un parco statale, quindi protetto dallo Stato. Questo è l'ingresso, con le sue rocce multicolori, con spettacolo naturale incredibile, soprattutto all'alba, al tramonto, come sempre in questi casi. La sua Lighthouse Peak, il suo picco del faro, diciamo, come se fosse un faro che permette la visione a 360 gradi tutta la zona circostante. Si può andare a visitare l'Elkins Ranch e partecipare alle escursioni guidate sia in questa Jeep 4x4 che sembra una mucca, come vedete è fatta così, la Pink Jeep, oppure a cavallo, utilizzando appunto i cavalli del ranch, e qui seguendo un percorso con il cowboy, e escursioni invece in kayak o barche guidate all'interno del canyon. Eccolo, alcune foto del Palo Duro, anche mountain biking, come vedete, si inoltrano nel canyon per esplorarlo. Diciamo quel poco che è rimasto delle antiche missioni spagnole oramai abbandonate. E altra cosa interessante del Palo Duro State Park è anche la zona dei Comanches, degli indiani che abbiamo sentito in mille film western, e qui appunto è Quanah Parker, è il capo storico dei Comanches, c'è una statua in suo onore proprio all'interno dello State Park. C'è anche, per chi ama il brivido, la possibilità di fare delle zipline incredibili. Lì qui si parla di 500-600 metri di strapiombo, una roba che mi toglie il respiro solo a pensarci, ma insomma chi lo vuol fare lo può fare tranquillamente fino a un certo punto, lo può fare. E poi deviamo direzione est, raggiungendo Amarillo, che è conosciutissima perché è una delle tappe o percorso della Route 66 che da Chicago conduce a Santa Monica o viceversa. Naturalmente è il Cadillac Ranch, è il ranch che ospita tutte le serie che non dovrebbero essere dipinte, ma sono dipinte ogni giorno, e poi passa un signore, le ridipinge in un colore neutro e poi si ricomincia. Questa è una delle caratteristiche, quindi ogni singola foto di ogni singolo viaggiatore che passa per la Route 66 oppure fa questo viaggio saranno diverse dal passeggero della settimana successiva, perché passano le persone e lasciano altri segni del loro passaggio. Ecco, vedete questa foto, vedete le decorazioni sono completamente differenti. Oltretutto, come vedete, c'è un bel cartello che dice che non si può disegnare, è illegale disegnare qualsiasi cosa sulle Cadillac, e quindi questo penso sia uno dei pochi cartelli americani mai rispettati in assoluto, che non si deve rispettare, perché è proprio richiesto al visitatore lasciare un segno del proprio passaggio. Come vedete le date, alcuni hanno filmato con le date, ci sono persone ad Amarillo, praticamente si venderanno più bottigliette di vernice che in assoluto in tutto il resto degli Stati Uniti, perché tutti si fermano, le comprano per lasciare appunto la loro firma sulle Cadillac.
Altra tappa imperdibile di Amarillo, ovviamente, è il Big Texan, uno dei ristoranti con musica dal vivo e zona immensa di line dance, quindi di ballo di gruppo, più famosi del Texas, e qui si viene e si sfida, si fa questa sfida man versus food, ma cercando di mangiare la bistecca da 72 once, quindi un mostro, praticamente un dinosauro da finire in poco tempo. Se non vi va di sfidarlo, tranquillità, magari in 3 o 4 e si paga. Invece se vi va di sfidarlo e uno ce la fa, non paga. Questo è la particolarità. Amarillo ospita anche ha una grande importanza dal punto di vista della cultura nativa americana, perché ospita il Museo American Indian, il Quahadi Museum, che si fonda su contributi privati e quindi racchiude tutta la cultura, la tradizione e gli oggetti dei nativi americani della regione. Altra cosa per cui Amarillo è famosissima è il famoso Quarter Horse, il cavallo tipico della regione, a cui ovviamente dico sia Hall of Fame che museo bellissimo, come vedete, architettonicamente straordinario, molto molto bello. Per gli appassionati di cavalli, questa è una delle cose da non perdere in assoluto. Considerate che, ovviamente, come parleremo adesso dei ranch, gli appassionati di cavalli sono tra i potenziali vostri clienti primari per la destinazione Texas. Da questo punto, diciamo, l'itinerario va poi verso Fort Worth per ritornare poi in Italia, ma c'è la possibilità di una deviazione, quindi di un arricchimento di 3, 4, 5 giorni in più per chi vuole, sforando, passando da El Paso, che è la città di frontiera forse più famosa in America insieme a San Diego, se vogliamo, proprio è il passaggio tra Messico e Stati Uniti, e inoltrandoci poi subito dopo nello stato del New Mexico, di cui abbiamo lungamente parlato nel corso di alcuni miei webinar precedenti, e scoprendo quindi le cose più interessanti del New Mexico, come Albuquerque, la città, la parte storica con il suo Historic District, la Old Town, e il Balloon Hot Air Balloon Festival, che è una delle attrazioni principali nell'autunno in questa regione, con il mongolfiere che abbiamo in tutto l'America. Altra, nel proseguimento appunto dell'itinerario del New Mexico, ovviamente non può mancare la visita a Santa Fe, una delle città turistiche principali di tutta la regione, che offre le sue chiese, le sue case in tipico stile adobe messicano, la Canyon Road, che racchiude un po' tutte le gallerie d'arte, di artigianato e anche di antiquariato della città. Una città molto artistica, molto dedicata all'arte, sia nativa americana, con il Museum of Indian Arts and Culture, che potete visitare, anche questo naturalmente in puro stile adobe messicano pueblo, e imperdibile il museo dedicato a questa straordinaria artista, una delle principali artiste dell'arte moderna americana, Georgia O'Keeffe, il suo museo appunto che si può visitare a Santa Fe. Altra estensione, e sto aggiungere magari all'inizio del viaggio, quindi partendo da Dallas, è quella di Houston, una delle città principali del Texas insieme a Dallas, con il suo NASA Center, quindi lo Space Center, il principale Space Center americano, dove è stato creato e assemblato il progetto dei Space Shuttle, per esempio. E altra tappa di live music veramente ricca e tosta, come vediamo il Firehouse Saloon, e uno dei Continental Bars, appunto, insieme a quello di Austin. Antonio, vuoi dire qualcosa? Ma di Austin non ho tantissimo da dire, perché non ho collegamenti con persone che ci sono state. Mi parlano molto bene del Continental perché so che ha una catena che segue con particolare attenzione tutto quello che è la selezione dei musicisti. Però, visto che da tutte le altre parti è quasi una certezza quando si entra in questi locali, penso che non ci siano problemi, perché comunque io sono una città che offre, ha sempre offerto della grande musica, quindi
Non saprei quale poter indicare quale sia il migliore di questi quattro, perché diciamo che questi quattro sono quelli più conosciuti, quelli che danno una maggiore garanzia di musica di un certo livello, non quella proprio tattoista, quella veramente americana. Benissimo, allora magari il viaggiatore potrebbe anche andare tutte e due, anche nella stessa sera, e cercando di non bere troppo e soprattutto mai bere quando si è alla guida o mai mettersi alla guida quando si è bevuto, perché altrimenti la vacanza finisce lì. E in questa estensione verso il Golfo del Messico, da non perdere, è Galveston, una delle città coloniali, tra virgolette, più meglio mantenute della regione, è la antica, diciamo, Portofino del Golfo del Messico, del fine 800. E parliamo invece dei ranch. Difatti il nostro itinerario, il Texas Roundup, offre le ultime e suggerisce le ultime due più quotati della regione, i Wildcatter, per fare un'esperienza proprio al top, puramente texana, poco prima di prendere l'aereo e tornare in Europa. Ecco alcune foto del Wildcatter, un guest ranch puro, quindi sì con attività, ma un guest ranch, e quindi studiato e approntato per essere concepito come hotel, quindi con tutte le amenità, con, come vedete, le camere sono molto ben arredate, e la hot tub qui, la piscina, insomma, naturalmente la pensione completa e tutto quanto quello che un turista possa desiderare da un tipico ranch texano, che, ripeto, ha un'impronta molto guest. Altro ranch che utilizziamo è il Dixie Dude Ranch, che suggeriamo magari per arricchire la propria esperienza. Questo però è più a sud, praticamente potrebbe anche essere utilizzato come base per esplorare San Antonio, anche se non è proprio vicinissimo. Naturalmente il concetto delle distanze è importantissimo nello studiare un itinerario in una regione del genere. Questo è un dude ranch, quindi è sicuramente per turisti, ma un pochettino più attivo e sicuramente più, diciamo, autenticamente ranch. Ed è una soluzione che assolutamente da considerare per gli amanti, appunto, per esempio, per quelle persone che adorano andare a cavallo, che magari lo fanno anche molto già in Italia e vogliono fare questa esperienza, magari anche con la famiglia. Come vedete, è un dude ranch, quindi è sicuramente più spartano rispetto al Wildcatter, che è un quasi un hotel di lusso, ma ha tutte le amenità come la piscina e offre soprattutto tantissime attività. Ripeto, osate, come dico sempre, pensate a quelle, per esempio, scuole di equitazione, attività del genere che potrebbero essere interessate. Noi lo scorso anno abbiamo fatto un gruppo bellissimo di 16 persone dell'Umbria che facevano proprio parte di una scuola di equitazione e hanno fatto il loro soggiorno in due ranch delle Montagne Rocciose e hanno fatto una vacanza straordinaria. Sono ritornati veramente entusiasti. Quindi questa potrebbe essere un'idea da vagliare, da scandagliare. Altro ranch, sempre nella zona di Bandera, è il Mayan Dude, un altro ranch con cui lavoriamo. Come vedete, questo proprio tipicamente per bambini, è alla portata di tutti. Eccolo qui, anche questo molto molto tipico, molto dude, molto semplice, con le coperte in stile indiano, le escursioni, due o tre escursioni a cavallo ogni giorno, come vedete anche i bambini piccoli possono andare, e soprattutto i famosi cookouts, queste grigliate, le parrilladas all'aperto, che sono uno spettacolo. Naturalmente, parlo di mangiare, una delle componenti fondamentali di un viaggio in Texas è la scoperta della vera cucina Tex-Mex, che è proprio la cucina fondamentale di questa regione, con le sue cose meravigliose. Io soltanto a guardarle mi viene fame, come i tacos, come il burrito, le enchiladas o i burritos fatti al forno e il chili. E questo è quanto. Io vi ricordo di consultare sempre il nostro catalogo completo conradtravel.it con tutte le nostre destinazioni dal Nord America fino al Sud America, passando quindi per Centro America, Stati Uniti, Canada, eccetera eccetera, e le naturali estensioni che sono Caraibi, Hawaii e Polinesia. E questo è il nostro sito, la homepage del nostro sito, e trovate oltre 400 proposte di viaggi, quindi non mi dilungo.
Questa è la pagina appunto dedicata al programma Texas Roundup di cui parlavo. Ripeto, il programma base è circa una decina di giorni, ma può essere esteso, può essere fatto leggermente più breve, non molto più breve date le distanze, ma sicuramente esteso a 14 giorni, includendo sia la parte di Houston o la parte del New Mexico, quindi dopo il Big Bend proseguire verso il New Mexico. Io vi ringrazio, incredibilmente Antonio abbiamo rispettato proprio al minuto il tempo a disposizione, che non mi è mai successo, quindi dobbiamo rifarlo, e ringrazio tutti, anche quelli che mi hanno seguito nel precedente webinar che ho fatto martedì, quindi spero di non avervi annoiato, anzi di avervi caricato di idee, di proposte nuove per la clientela, per la vostra clientela, soprattutto per una clientela repeater, perché è inutile specificare, il Texas chiaramente non può e non potrà essere pensato come una prima destinazione in Nord America, se non magari per un turismo motivazionale come quello dei cavalli. Quindi io vi ringrazio in due lingue, essendo il Texas notoriamente bilingue, e vi do appuntamento al nostro prossimo webinar, che è previsto appunto per il 2 ottobre ed è finalmente quello dedicato a San Francisco, di 7 giorni interi da dedicare a San Francisco, esperienze e suggestioni di viaggio nella magica San Francisco e dintorni. Io adesso vi ringrazio e passo la parola a Lia per qualche domanda, se ci sono. Ma domande in particolare non ne vedo al momento. Non ne abbiamo ricevute, ma casomai comunque le giro sempre in maniera tale che tu possiate rispondere poi successivamente, se dovessero arrivare nel frattempo. Certo. Volevo invece invitare Antonio magari a ricordare quali sono le date del Rootsway, appunto i due eventi magnifici a cui partecipiamo tutti gli anni come Visit USA e a cui siamo sempre contentissimi di partecipare, però magari invitare anche le persone che ci sono oggi collegate sarebbe magnifico. Che ne dici Antonio? Magnifico sì, perché comunque presenteremo della grande musica di matrice americana, come sempre, e lo faremo il 16, 17, 18 giugno nella Rocca di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Poi ci trasferiremo in provincia di Parma, sede naturale del festival, dove il 7 e l'8 luglio al Mondo Piccolo di Dio di Soragna. Il Mondo Piccolo è dove è nato Don Peppone e Don Camillo, dove è nato tutte le storie di Guareschi, dove è nato Giuseppe Verdi. La terra più blues che ci possa essere in Italia, vicino lungo il fiume Po, dove i musicisti che andavano dal Mississippi si dicevano di essere a casa. Ecco, lì saremo il 7-8 luglio, ci sarà tra l'altro un artista che arriva anche dagli Stati Uniti, che è Chris Cacavas, che era il tastierista di Green on Reed. E feste in antiche corti, in un'antica corte contadina, dove siamo circa 2000 persone a mangiare degli ottimi piatti della tradizione della cucina parmense, che non voglio dirvi che è buona perché lo sapete già, e in compagnia ad ascoltare la grande musica in una situazione sotto le stelle, come si fa spesso nel Texas. Confermo tutto. Sì, confermo tutto, perché io pur appunto non in precedenza non ero così a conoscenza di questo ambito, in realtà me ne sono innamorata strada facendo, grazie a questi momenti che ci avete regalato voi del blues, amici del blues, perché sono veramente magici, in posti sempre piacevolissimi, con cibo ottimo e gente davvero semplice, simpatica e brava a suonare, a cantare. Quindi vi aspettiamo. Senza... Grazie Antonio, famiglia permettendo, quest'anno vengo anch'io. Bravo. Sempre previa per... Così parliamo di San Francisco, perché... Esattamente, ne avremo da dire. La mia passione per il Grateful Dead e la musica della Summer of Love, che compie 50 anni, è enorme. Quindi siamo sulla stessa identica lunghezza d'onda, anzi ho proprio trovato nelle scorse settimane una satellite radio californiana unicamente dedicata a questo, una roba fantastica. I miei colleghi però mi stanno odiando adesso, perché la metto a palla tutto il giorno. Quindi non va bene. Fai bene. Grazie Antonio, è stato un grande piacere, grandissimo piacere, grazie, dobbiamo assolutamente farlo. Anzi, lo farò. Allora, non prendere impegni, il 2 ottobre ci sarai anche tu con noi.
Se ci sei tu, sì, perché se ti ricordi la data. Siete simpatici, eh? Che amici, eh? Ok. Chiamami una settimana prima, ok? Ricordamelo. Ok, grazie a tutti, grazie, a presto. Grazie Antonio, grazie Gianluca. Adesso a questo punto vi ricordo inoltre che il prossimo webinar è il 16 maggio sulle orme dei celebrity chef di Las Vegas, con appunto la rappresentanza di Las Vegas che ci racconterà questi ristoranti e questo percorso culinario. E, vi ringrazio e vi auguro comunque un buon weekend che è prossimo. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.